Buondì, buona Pasqua, oggi è sabato di Pasqua, la seconda Pasqua in tempi di corona, e speriamo veramente che sia l'ultima. Auguri quindi e spero che tutti stiano bene. Oggi parlo del preludio numero 16 in sol minore BWV 861, preludio molto interessante e mi ha posto qualche problema l'analisi di alcuni passaggi, vediamo poi se mi ricordo le cose che avevo pensato. Comunque è un preludio molto interessante, veramente, beh, d'altronde è di Bach, scritto molto bene, non troppo difficile da suonare, malgrado gli errori che farò. Avrei potuto fermarmi prima, ma è talmente bello che è difficile una volta cominciato smettere di suonare. Allora, vediamo l'inizio. Un trillo su sol per il soprano, per la parte alta della mano destra. Quando c'è un trillo, in realtà dal punto di vista di composizione non vuol dire molto, vuol solo dire forse che ci tiene che questa nota duri nel tempo, perché se avesse solo fatto un sol, dopo poco il sol sarebbe finito. Invece, insistendo col trillo, il sol rimane. Rimane anche là perché il trillo è tra sol e la, però, diciamo, dal punto di vista della composizione, il sol rimane. I trilli nella musica barocca cominciano dalla nota sopra. Questo comincia dalla nota sopra o dalla nota reale?
È un po' un problema perché se io parto dalla nota sopra, cioè faccio un La, non è che sia sbagliato, però mi sembra che se lo facciamo cominciare, essendo un trillo lungo, quindi diverso dai trilli di cadenza, dalla nota reale, abbiamo di più qualcosa di consono, congruente con l'armonia. Invece che è come iniziare con un'appoggiatura. È un po' strano iniziare con un'appoggiatura perché l'appoggiatura sostituisce una nota che ci si aspetta che esista, ma se è l'inizio del pezzo nessuno si aspetta che esista quella nota. Già invece alla battuta 3 si può iniziare dalla nota sopra, però anche qui io lo vedo piuttosto più interessante iniziare con la nota reale. Fare sentire questo Sol. Comunque è un Sol lungo, siamo in Sol minore e il Sol. Sol che appartiene all'accordo di tonica, Sol Si Re, e all'accordo di sottodominante, Do Mi Sol. Ed effettivamente e anche all'accordo di secondo grado La Do Mi Sol. Effettivamente qui la mano sinistra più o meno oscilla tra questi accordi. Non sono, si possono anche considerare, si può anche considerare in maniera melodica Re Mi Re Do Si, accompagnato a una terza sotto. Con un pedale di sol sopra, pedale di sol sotto, solo che sopra è trillato e sotto è ripetuto. È interessante, è proprio quel che si dice insistere sul sol. Interessante quel che farà Bach dopo, con la stessa idea più o meno, la svilupperà in maniera completamente diversa. Seconda battuta. Sotto ci sarebbe un Sol, qui teoricamente a essere un mago forse si potrebbe anche mettere un trillo. Ma no, che male, lo faccio con due mani. A parte il fatto che tecnicamente è quasi impossibile, le note basse durano più di quelle alte, per cui il Bach in questo momento non sente il bisogno di fare il trillo. Ma quel che è interessante è che su questo Sol più o meno avviene una cosa che somiglia a quella che era avvenuta prima. Si, do, si, mi. La melodia vera sarebbe stata Re Do Si Mi Si, ma non poteva cominciare con un Re, se no le quinte vuote. E questa sembra musica medievale. Poi veniva da un Do, quindi doveva la seconda battuta iniziare con un Si. E la destra, attenzione quando ci sono biscrome, semicrome, a non confondere gli abbellimenti con la melodia. Dal punto di vista melodico, le biscrome non esistono. E cosa notiamo? Un Sol ripetuto in alto. Allora vuol dire che quel Sol è pedale anche lui, solamente un pedale intermittente. Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La, Si, Sol, Do, La, Si, Sol, La, Fa, Sol. Che con la sinistra. E se avesse ripetuto il Sol? Ma non ha voluto ripetere il Sol, l'ha lasciato fisso e ha fatto
fatto due cose, due abbellimenti, mettere un sol alto di tanto in tanto e mettere una notina in mezzo alla terza, tra mi e do mette un re. Tra do e la e tra la e fa. Poteva farlo anche prima. O anche una volta su due. Il fatto che è più bello discendente in questo caso, ma comunque lui mette questi modi diversi di fare la stessa cosa nella seconda battuta. Sentiamo le prime due battute. E adesso qua, geniale. Sono delle seste. Con questa modulazione finale in re dominante di sol minore, do diesis. Ma queste seste, invece di farle così come le ho suonate, le fa alternando. Allora, re, fa, mi, do, si, re, do, la, si, re, mi, do, si, re, do, la. E, come dire, ricorda quello che è successo nella prima battuta ed effettivamente se abbassiamo d'ottava la voce di mezzo, e la prima battuta. Ecco, solamente che non poteva fare questo gioco perché non avrebbe avuto il do diesis al basso. Quindi queste terze le ha trasformate in seste, cioè ha messo la nota più bassa, l'ha spostata in alto, e le ha alternate in una maniera che è diventata consonanza-dissonanza. Sol si, consonanza, sol do, dissonanza, sol re, consonanza, re fa, consonanza, mi re, dissonanza, mi do, consonanza, re do, dissonanza, re si, consonanza, do si, dissonanza, do la, consonanza, e poi dopo non c'è più. Il tutto scorre molto bene, uno non si accorge neanche di queste dissonanze. Quello che è interessante è che quando le note sono dissonanti, scendono. Re contro mi, il re scende. Do contro re, il do scende. Si con do contro si, e la scende, il si scende a la. Poi quando non sono più dissonanze, la re quinta, re si sesta, si mi quinta, mi do, scusate, mi si quinta, mi do sesta, può salire perché le dissonanze devono scendere e alla fine quando re do è dissonanza, il do è costretto a scendere. Logicamente Bach segue le regole. Bene, adesso c'è un misto delle idee che abbiamo appena avuto. La melodia è accompagnata per terze, c'è un pedale a pezzetti, il mi. Ma quel che ci interessa qui, perché questo tipo di materiale melodico l'abbiamo già visto, è la modulazione. Eravamo in Sol minore. Queste due note del basso, Re Si, scendono di un semitono e diventa la dominante
della dominante, La do diesis mi sol. L'accordo di dominante è a metà della battuta. Riprende quell'episodio per seste e settime alternate. E qui, interessante, questo che è un alternarsi di, stiamo parlando tra la quarta e la quinta battuta, questo che è un alternarsi a distanza di semicroma, diventa un alternarsi a croma. Alla relativa maggiore, la relativa maggiore di Sol minore e Si bemolle, ed effettivamente no, c'è anche un Mi naturale, però dopo il Mi naturale non c'è più. Sì, alla dominante della dominante Do Mi Sol Si, che è la dominante di Fa La Do, però sta andando a Si bemolle maggiore, battuta sesta, con una parentesi in Fa maggiore. Solamente per avere una conclusione, invece che col Mi bemolle, il Mi bemolle maggiore, questo poteva esistere, ma a parte il fatto la quinta vuota brutta che invece funziona col quando è diminuita, perché è una dissonanza dell'accordo Do Mi Sol Si. Sentiamo da battuta 4 a battuta 7. Appena in una musica a tre voci o a due voci si fa la stessa nota, si crea un attimo di vuoto se questa nota non era fondamentale di un accordo. Sentiamo alla fine di non c'era un'altra possibilità, evidentemente, se no Bach l'avrebbe trovata, ma alla fine di battuta 4 tutte e due, il tenore e il soprano, fanno la stessa nota. E questo crea un attimo di vuoto. Risentiamolo. La giustificazione è che il Do doveva scendere a La e l'accordo era Fa, La, Re, quindi non c'era altro di fattibile, però credo che Bach abbia cercato di toglierlo perché si sente che improvvisamente una delle due voci quasi sparisce. Della dominante in Sol minore, La Do Mi Sol Re, il secondo grado, settima sul secondo grado, che è quella che Bach usa nel primo preludio del clavicembalo ben temperato come secondo accordo. Settima sul secondo grado, Re, Fa, La, Do, che poi va alla dominante. E anche qui, settima sul secondo grado, che va alla dominante. Sol minore, dominante della dominante di Si bemolle maggiore. Ed ecco qua, la dominante di Si bemolle. Cosa sono tutte queste note? Allora, c'è la versione semplice sarebbe stata le terze, come all'inizio. La do si re.
succede che Bach fa due cambiamenti che aveva già fatto nella seconda battuta. Mette una nota ripetuta, il Fa, che sarebbe il pedale. Nota che poteva essere ripetuta su ogni ottavo. Ok, per la prima metà della battuta. Nella seconda metà ci mette il Do. Comunque è interessante che sinistra e destra vanno. Per terze. Poi sta per arrivare al primo grado di Si bemolle maggiore e usa il quinto grado, fa la Do in seconda posizione, il che è abbastanza strano. Questo può anche essere considerato un settimo grado di Si bemolle maggiore, la Do Mi. Ed ecco che il pezzo quasi ricomincia e questa volta in Si bemolle maggiore il trillo è al basso. E in alto. Lasciamo perdere un attimo il Si alto e suoniamo le terze. Questo è lo schema, così come all'inizio era. La stessa cosa, solamente che ha disposto le tre figure in ordine diverso e ha messo in alto una ribattuta della nota fondamentale, che nella prima battuta era Sole, nella battuta 7 Si bemolle, però su tempi deboli. Poteva fare ribattere il Si sul tempo forte, invece lo mette sul tempo debole. Questa differenza è di trattamento, mentre invece nel basso lo ha fatto. Il pedale era ripetuto nei tempi forti, qui il pedale, la nota di pedale è ripetuta nei tempi alti. È dovuto al diverso effetto che fanno le stesse melodie quando suono un soprano o quando suono un basso. Il basso qui trilla. Attenzione che alla fine fa. Gli mette la sensibile, cosa che prima non aveva mai messo. Il trillo comincia dalla nota vera o dalla nota sopra? Sentiamo, faccio della battuta dal quarto prima. Io lo trovo un po' arduo cominciare con un Do. Non mi sembra poco adatto. Sentiamo invece con la nota reale. A me sembra meglio. Adesso lo stesso episodio che abbiamo già visto prima. Con 32esimi che uniscono con note di pedale il si, mentre mentre cosa fa Do, Mi, Sol, Sol, Si. Interessante. La bemolle Si naturale. Dov'è che c'è un La bemolle e un Si naturale? Si naturale, settima nota di cosa? Di Do minore. Siamo in Do minore. E qui veramente un passaggio che mi ha fatto rompere la testa. Allora, e non è detto che abbia trovato la soluzione. Dunque, cominciamo a vedere cosa fa la sinistra. Si, Sol, Si, Sol, Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol. Progressione, quando una figura melodica viene ripetuta scendendo o salendo. Questo sarebbe lo schema.
in diverse tonalità, cioè perlomeno regioni armoniche, come mi consiglia di dire Giorgio, e, in do minore. Ma quello che è interessante è cosa fa la destra. La destra ha un'idea melodica a cui risponde la seconda voce e ci si aspetterebbe che risponda nello stesso modo. Questo era. Vediamo se funzionava col basso. Prima cosa che non funzionava. Ci saremmo trovati nella seconda frase, nella ripetizione del secondo nella seconda volta che si ripete l'intero schema, con due parti che fanno la stessa nota, la bemolle il basso e la bemolle il canto. E questo svuota, come abbiamo detto. Stiamo a sentire. Si sente questa ottava come vuota? Improvvisamente è come se non ci fossero due voci. Prima cosa. Però poteva fare. Adesso io può darsi che sia un'asina che non abbia colto ottave e quinte parallele, possibilissimo, ma mi sembra che funziona. Sentiamolo a. Sembra che funzioni. Però c'è un problema nella condotta delle parti. Stiamo a sentire. Si, sesta, quinta, sesta, settima, quinta, terza. E fin qui ci siamo. Unisono, settima, settima. E questo è piuttosto strano. A suonarlo lentamente. È piuttosto brutto. È meno brutto. Però è veramente strano. Do, do, si, la. Do, si, che è una settima, che scende a si, la, con una settima. Io veramente mi sono rotto un po' la testa. Allora, primo, in una progressione si ripetono delle cose per cui può darsi che ci siano degli incontri, a volte molto consonanti, a volte consonanti, a volte un po' dissonanti, a volte molto dissonanti, ma la progressione sostiene, consente questo. Ma qui era appena partito. Perché ha fatto do, si, la, si, do? Allora, bisogna capire quando Bach fa delle biscrome, quali di queste biscrome è tema e quale invece è gruppetto, abbellimento, eccetera. Allora è possibile che la prima biscroma sia tema, quindi Sol, Re,
e sotto. Do, do, fa. Cioè, che è quel. Il si è un. Cioè, di quelle quattro note, quella che diventa dissonante, consonante e ha una condotta, come dire, obbligata, sia il do. Do ci sta. Do si bemolle ci sta. Do la ci sta, ma voleva un fa e gli mette un fa, come se fosse un basso, messo in alto. Lo provo a mettere in basso. Funziona benissimo. E non. Quindi non consideriamo le note sugli accenti, ma la prima di quelle biscrome. Questa è l'unica interpretazione che sono riuscito a dare di questa cosa piuttosto strana, che poi avviene anche dopo, si contro si contro la contro sol, due dissonanze di seguito. Sentiamo il tutto, tra altre cose funzionare funziona benissimo, però forse questa è la spiegazione per cui non ha potuto fare nella mano destra la stessa cosa che aveva fatto nella mano sinistra. Due motivi: per non finire su un'ottava, la la invece che la fa, però poteva finire su un fa facendo questa modifica, per ripetere il do in maniera da chiarire che sta abbellendo un do. Do, si, la, si, do, fa, si, la, do, la, si, mi. Sentiamolo. Faccia e non lo so, diciamo che non gli è piaciuto farlo, ma poteva farlo e fa. Questo succede in parecchi pezzi quando c'è uno schema, ma si arriva alla cadenza finale. La cadenza finale modifica lo schema perché vuole sen farsi sentire come cadenza finale. Bene, e qui abbiamo il tema iniziale in do minore. Riprende quel tema di sestine, ma di 32esimi, ma questa volta le note sugli accenti, diciamo, principali sono quelle giuste. Qui è molto interessante. Prima con una quinta vera, poi doveva fare, invece va, quinta diminuita per averla sensibile di sol minore. E qui è veramente interessante. Qui dentro c'è camuffato qualcosa. Perché sono tre voci, soprano, contralto e basso, possiamo dire. Soprano, la, sol, fa, sol, la, re, mi. Che senso ha? Sembra un'appoggiatura scritta, peccato che il re ci stava benissimo e non in mi bemolle con il fa diesis. Quel mi è per avere l'effetto, quel re mi semicroma, questa strana sincope, è per avere l'effetto 4 32esimi, ma tra due voci diverse. Non voleva dare a una voce questo mi do la. Non lo so perché, ma non gliela voleva dare. E allora la nasconde. Quel che si sente è ta 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 ta. Nessuno può non sentire ta 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 ta, ma non è scritto così. Sono quattro 32esimi sopra, semicroma,
e questa doveva essere lunga, e poi dovevano esserci 4 32esimi. E invece lui camuffa, fa semicroma, croma col punto e tre che non hanno nessun senso. Questa idea non c'è mai stata prima, non ci sarà dopo, perché le idee di 32esimi in tutto il pezzo sono due o quattro, e quindi qui sta, come dire, giocando con la polifonia, cioè, è a tre voci, ha bisogno di fare una certa cosa, la spezza tra una voce e l'altra, cosa che nella polifonia non si fa. Nella polifonia ogni voce fa la sua melodia, qua invece fa una melodia che non poteva fare e la fa a metà tra soprano e metà col contralto. Sentiamo ancora quella battuta. Tutti sentono ti 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 tum, ti 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 tum, ma non è scritto così. Va avanti in sol minore. Interessante, si bemolle fa diesis do. Ma come è successo prima, di queste quattro note, re, do, si, do, re, sol, il si non è importante in questo caso, ma è importante il re. E con questo abbellimento, a specie di gruppetto, la bemolle, perché? Do, mi, sembrerebbe un mi bemolle maggiore, un la bemolle maggiore, e invece vu vuole andare all'accordo re fa diesis la con un ritardo, il mi bemolle, e il la bemolle è una cosa che si usa nella scala napoletana, è una cosa che si usa nella musica italiana del Settecento, dato la nota sol. Ho un semitono sopra, la bemolle, e un semitono sotto, fa diesis. Quindi questo la bemolle non è veramente una modulazione, credo, dal mio punto di vista. Sembra quasi un sol bemolle arrivando alla bemolle, invece un fa diesis. Dominante di sol minore. Quarto grado, settimo, dominante, ancora questo, forse è la dominante della dominante, un settimo grado di re, do, mi, sol, si. Ah, adesso ho capito, mi hanno confuso questi re. Uno sente si, re, la, re, sol, re, fa, re, mi. Penso ogni volta che tutte e due le note siano, ma il re è un pedale, quindi consideriamo solo la nota alta. Si, re, sol, la, do, fa, sol, mi, si, fa, re, la, mi, do, sol, re. Pure in realtà metterà un do, ma questo è che complica giustamente la cosa, però quei re non li consideriamo come parte dell'accordo, consideriamoli come pedale. Interessante. Re, do diesis, sol. E doveva finire qui. E invece il re scende a do. Naturale. C'è un do diesis che sale a re, c'è un do diesis che sale a re e un re che scende a do naturale. Beh, è ardito, ma funziona benissimo. Settima di sol, dominante di sol minore, settima di dominante. Questo è una terza e sesta. Il si diventa si naturale per un passaggio come una modulazione a do minore. Ok. E qui è interessante perché ci sono delle seste. Come?
con sopra un disegno che abbiamo già incontrato. Molto ben costruito. Sol minore. E qui non c'è più il fa diesis, perlomeno in alto. E abbiamo lo stesso accordo che abbiamo trovato prima, Do mi la bemolle. Però col raddoppio di Do, molto strano. E questo accordo avrebbe dovuto andare a un Sol minore e invece va a un Do mi sol si, anzi Do diesis mi sol si. Accordo di settima diminuita. Ritardo di Sol che scende a Fa. Sol minore. Il pezzo sta concludendo. Di nuovo il cromatismo che abbiamo appena sentito, Si bemolle, Si naturale, Do. Quindi gioca tra Sol minore e Do minore. Di nona diminuita, ma il Sol è un pedale, Fa la Do Mi, settimo grado di Sol minore. Scusate. Quindi insiste su questo Do. E finisce con la quinta e l'ottava. Manca la terza arriva con il ritardo di Do, il Do rimane, Do, Si, La, Si, Do, e qui si può mettere la nota sopra per fare il trillo. Perché è un modo ulteriore di ritardarlo, mamma mia, spero che sia servito, non è facile. Alla prossima.